È stato il turno, come da tradizione, del vincitore del premio Strega al Cortona Mix Festival. Ospite di questa edizione, Edoardo Albinati, ancora fresco di trionfo con il romanzo La scuola cattolica, un affresco sociale che segue il percorso di formazione tipico degli adolescenti negli anni 70. Ma c'è una differenza fondamentale e anche una somiglianza più fondamentale ancora. La somiglianza è che l'adolescenza si replica, secondo me, sempre con gli stessi ritmi, con le stesse prove, perché in fondo l'adolescente chi è? Quello che fa una cosa per la prima volta. Questa è una definizione data da Truffaut, che gli chiedeva: ma perché metti sempre gli adolescenti sui tuoi film? Perché mi affascina proprio l'idea che facciano le cose per la prima volta. Ora, la differenza è qual è questa cosa che facevamo noi e che fanno loro, che fanno i miei figli, che fanno i ragazzi di oggi, come la fanno, con chi la fanno e soprattutto quante persone lo sapranno, perché io quello che vedo dell'adolescenza di oggi è che è sovraesposta, cioè esiste pochissima intimità, è come se quello che accadesse a un ragazzo o a una ragazza venisse immediatamente diffuso, condiviso e quindi rischiasse di perdere la sua unicità.